Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a recensire il Fendi Onde, fucile laser a vuoto che completa la triplettà dei laser in Destiny 2 e che è stato aggiunto con i rinnegati. Partiamo subito dal suo perk esotico. Il laser di questo fucile è infatti in grado di oscillare tra tre livelli di potere, che possiamo vedere rappresentati dalle tre luci a lato. Inoltre, grazie al suo secondo perk, raccogliendo le sfere di luce, l'arma viene impostata subito al terzo livello e viene attivata anche la ricarica automatica per breve tempo. L'utilizzo probabilmente migliore che potremmo fare di questo fucile laser è in PvP, in quanto questo è veramente molto buono soprattutto se prendiamo in testa, ma è utilizzabile anche se spariamo al corpo. Tuttavia, il perk esotico è pressoché inutile in crogiolo, in quanto si fa sentire veramente poco, dato che i danni in testa oscillano tra i 17 e i 22 e quelli al corpo rimangono di 16. La grande qualità di questo fucile laser, quindi, rispetto agli altri, sta essenzialmente nel suo rinculo, che è pressoché nullo. Per quanto riguarda il PvE, invece, questo è molto buono contro i mini boss, soprattutto se abbinato ad armi perigliose degli alleati oppure nostre, in modo tale da avere quasi sempre sfere di luce da raccogliere, e quindi terzo livello e ricarica automatica pressoché permanente. In generale l'arma, come ho già detto, ha un rinculo pressoché inesistente, un'alta velocità di ricarica, un impatto normale rispetto a un fucile laser, una gittata abbastanza alta ma leggermente minore rispetto a quella degli altri laser, la solita carenza di 1000 colpi al minuto e il caricatore di 100 colpi. Quindi ragazzi, questo era il fucile laser esotico a vuoto Fendi Onde aggiunto con i rinnegati. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.